qui c'è un creeper, è uno spawn, no, di zombie, pensavo fosse di creeper per un momento e l'abbiamo perso. Ciao a tutti ragazzi, io sono Suri, benvenuti in questo 16° episodio della Suri Recap. Nello scorso episodio siamo arrivati al portale, siamo riusciti a trovare il portale dell'End con solo 8 Eye of Ender, ce ne sono rimaste 4 e quindi abbiamo già trovate messe 2, quindi direi subito di mettere anche queste qua, dato che non abbiamo altri utilizzi per le Eye of Ender. E ok, mettiamo anche queste qua, ce ne mancano ancora 6, quindi ancora 6 Enderman o comunque 6 Ender per da prendere e di Blaze ne abbiamo a casa. Ci eravamo fermati qua e non avevamo esplorato il resto della struttura del portale dell'End, del dungeon. E qua sento un silver fish che soffoca e muore, perfetto. Ok, direi di andare subito ad esplorare il resto, anzi direi di fare una chest qua, così possiamo posare... Ho fatto una crafting table in più, vabbè. Quindi direi di fare subito una chest e posare tutti i nostri oggetti in modo da avere lo spazio un po' più libero. E mi manca un pezzo di legno. No, questa è sabbia. E no, non ho più legno. Non ho più legno. Va bene. Ok, ci facciamo passare questa chest qua. E pizziamo subito la chest, poso tutte le cose. Ok. E anche tutte queste cose qua direi di posarle. Il letto, forse uno crafting table. Ferro ce lo lasciamo. Teniamo il carbone, libri, diamanti soprattutto. E il piccone no. Il piccone ce lo teniamo e ci portiamo anche un po' di cobblestone. La terra direi che possiamo lasciarla. Ok, direi che siamo a posto, anche un pezzo di pane. Intanto un silverfish ci picchia, ok. Ho illuminato tutto dappertutto, non so come facciano a spawnare, però va bene. Direi di settare anche il nostro spawn qua, magari? Non saprei, sono indeciso. Eccolo qua dove nascono, forse su questo spazio di terra stanno nascendo. Quindi direi di metterci una torcia qua per evitare che spawnino, o forse questi qua non hanno interesse della luce, spawnano indifferentemente della luce, non saprei. Va bene, vediamo se è notte, cerchiamo di dormire perché un letto ce l'ho, però non vorrei settare questo spawn qua, anzi lo setto perché ho già settato uno spawn vicino al villaggio rompendo il letto, quindi anche se morissi rispawnerei al spawn iniziale, non alla nostra casa. Purtroppo non posso dormire, quindi va bene così, andiamo avanti e cerchiamo di esplorare questo dungeon e vedere se troviamo qualcosa di interessante. Mettiamo delle torce come sempre a destra per poter ritrovare la strada per tornare su. E qua ci sono troppi silverfish che nascono dalla pietra qua intorno, perché appena noi non riusciamo ad uccidere un silverfish, quest'ultimo ne fa spawnare altri rompendo altra pietra che è fatta di silverfish. Come qua ci sono alcune pietre che non sono stone ma sono silverfish stone, adesso non mi ricordo esattamente come si chiami quella pietra là, quindi qua cerchiamo di evitare la lava, mettiamo subito dei blocchi per coprirla e non morire. E qua direi di fermare anche quest'acqua e riprendere il controllo un po' della situazione e direi di partire di nuovo. Altri silverfish, ok. Come vedete sono nati da qua, perché questa non era roccia normale ma roccia di silverfish, non era pietra normale. Ok, cerchiamo di recuperare tutta questa zona qua. Qua ho scavato un po' perché vedevo che intorno qua c'era la stone e volevo sapere se eravamo sott'acqua o comunque. Vediamo subito in che... Ok, siamo in bioma river, quindi probabilmente sopra di noi c'è un fiume. Ok, qua siamo nella foresta, qua siamo nel river. Qua esattamente sopra di noi c'è l'acqua, quindi noi potremo sfruttare questa cosa a nostro favore facendo un metodo per risalire rapidamente nell'acqua e anche scendere. Adesso continuiamo la nostra esplorazione, perché qua continuano a spawnare silverfish intanto. E andiamo da questa parte, qua c'è un bottone, anche se evito e lo rompo in caso ci dovessimo scappare. Vedo già una chest, ma prima illumino tutto intorno ed esploro per bene la zona. Sento uno scheletro, qua c'è una porta che porta delle scale, abbastanza grande questo dungeon, cerchiamo di esplorarlo tutto e successivamente prenderemo le chest che ci sono. Qua c'è un'altra porta con un creeper e va bene, vediamo prima da questa parte qua, poi andremo dal creeper e vediamo un po' altre porte. Veramente grande questo posto qua, speriamo di non perderci, cerchiamo di tenere questa tecnica della torcia a destra per poter tornare indietro, però qua mi sembra che ci sono
strade parallele per arrivarci. Come vedete lì abbiamo piazzato le torce e adesso di qua si ritorna da questa parte. Altre porte. Mi sa che è un po' confusa questo dungeon, potremmo perderci, però lo voglio esplorare tutto perché la curiosità sopravvale, ma non ho più legno, quindi la curiosità viene interrotta dal dovere. Ok, direi di tornare indietro alla chest che avevamo visto e se riusciamo ad andare nella direzione opposta e a trovare qualcosa di qua eravamo arrivati, esatto. Quindi vedo un po' se trovo altre chest senza dover illuminare. Qui vedo un creeper, vediamo se riusciamo a ucciderlo. Ok, senza che esploda. Qua non c'è niente, di qua neppure. Vediamo qua, voi probabilmente non vedrete niente, ma io esploro un po' ancora e poi torno su. Ho esplorato penso la maggior parte, sono ritornato qua alle scale e ritorniamo su a vedere cosa c'era nella cesta. E c'erano anche delle altre strade se non sbaglio da quella parte. Intanto sento già gli zombie che non vedo però. Ok, da questa parte. Ok, finisce. Quindi torniamo alla chest, quest'ultima porta. Eccolo, uno spawn di zombie. Potrebbe essere utile forse per fare un expa farm, però detto che abbiamo trovato land, l'ex farm migliore per eccellenza. Dato un lingotto, l'ex farm migliore è quella con gli enderman, dato che danno più XP e ci droppano anche le enderpearl. Ok, non ho più torce, quindi non so come disattivare questo spawner. Qua sono altre scale che scendono. Qui c'è uno spawn, no, di zombie, pensavo fosse di creeper per un momento e l'abbiamo perso. Vabbè, fa niente, almeno si è disattivato il mob spawner da questa parte. Vediamo se c'è qualcosa, altre scale che scendono. Proviamo a scendere queste scale qua, ma sono chiuse, non si trova niente. Ok, torno alla chest e rieccomi alla chest da cui eravamo arrivati. Ok, sento altri silverfish. Vediamo subito cosa troviamo nella chest, se c'è qualcosa. Un'armatura di diamante per il cavallo e un'armatura di ferro per noi, ma ce l'abbiamo già, anche se è un po' a metà di durabilità, ce l'abbiamo ancora. Da questa parte continuo ancora però e sento uno zombie, eccolo qua. Qua c'è un'altra chest. Non voglio aprire le porte col pulsante perché evito così, se dovessi scappare dopo, di poterle prendere. Del pane, un'altra armatura, delle mele. Uccidiamo questi zombie qua e che c'aveva in mano una torcia. Va bene, uccido quella torcia lì, esatto. Qua si scende ancora, vediamo se troviamo qualcosa di interessante, se no torno a casa e così almeno sappiamo dov'è l'end. Un'altra chest, ok, un enderpearl, perfetto, abbiamo un enderpearl in meno da dover cercare uccidendo gli enderman. Quindi ne dobbiamo cercare ancora 5 di enderpearl per poter attivare il portale. Vediamo se troviamo altre ceste da questa parte. Niente. Devi tornare all'inizio e segnarci le coordinate, comunque ricordarci il posto, per poter poi attivare, venire qua ad attivare il portale e andare finalmente nel land. Di qua si prosegue ancora, vediamo se trovo qualcosa di interessante. Cos'è quella roba lì? Cos'è, una porta? Un bottone che apre una porta nascosta, perfetto. Andiamo qua se è veramente qualcosa di nascosto o era un bug di generazione. Delle scale che scendono e si arriva alla libreria. Abbiamo trovato la libreria e probabilmente c'è qualcosa di interessante qui dentro. Libro delle ragnatele, forse uno spawn di ragni o sono no, è la libreria che era di prima. Solo che è un po' buio e ci sono dei creeper, quindi ho paura che qua possa succedere qualcosa. Direi di salire sopra la libreria per poter vedere meglio la situazione dall'alto e anche di mangiare qualcosa, dato che stiamo morendo di fame. Ok, ho visto già una chest. Direi di posizionarci qua, mangiare qualcosa per recuperare un po' di vita, un po' di fame e vedere cosa troviamo in questa chest qua. Della carta, non ci facciamo niente. Qua sono tante librerie, quindi se le rompessi prenderei tanti libri. Ho anche una chain di ferro in più, quindi prendo, già che ci sono, prendo dei libri che potremmo usare per incantare, perché di librerie per l'enchanting table non ne servono altre, ma potremmo usare altre librerie come decorazione della nostra casa, dato che è un po' spoglia, quindi potremmo approfittarne. Ok, non so se era la libreria che abbiamo visto di là
Vediamo se da questa parte arriviamo, si collega. E invece no, non si collega, però sono solo librerie. Questo è legno, e il legno ci manca, quindi prendo anche il legno, così possiamo fare le torce che ci mancavano, ed è perfetto. Ok, ho preso uno stack e 50 di libri, penso che possa bastare. Facciamo due stack completi e direi di tornare all'inizio e vedere l'altra libreria com'è. Ok, qua c'è un creeper e l'altra libreria era da questa parte, se non sbaglio. Ok, eccola qua l'altra libreria, e vediamo se qua troviamo qualche cesto più utile, altri libri. Li lascio stare dato che ho già due stack e non vedo altre cose. Cerchiamo di salire anche qua e vedere un po' dall'alto meglio. C'è un secondo livello, eccola, ho visto una chest, quindi saliamo evitando ragnatele. Saliamo da qua e vediamo se troviamo qualcosa di interessante dentro quella chest. Lì c'erano le scale, vabbè, noi abbiamo fatto gli acab. Ok, vediamo cosa c'è. Libri e carta. Prendo solo il legno che potrebbe servirci per fare altre torce, ma altro non mi sembra che ci sia qualcosa di interessante. Quindi prendo questo legno qua e torno al portale. Ok, rieccoci al portale e direi che noi siamo arrivati da qua, ma non utilizzerò più questa strada per tornare indietro. E come ho detto prima, utilizzerò un angolo magari, perché qua è ancora river, esatto. Siamo ancora sul river e utilizzerò quest'angolo qua della stanza per poter tornare in alto tramite l'acqua. E quindi farò una cosa del genere. Qui metterò dei blocchi in questo modo, così se anche l'acqua dovesse cadere qua si bloccherà qua e non andrà a distruggere tutto il resto. Il letto me lo porto indietro dato che non ci serve più, e anche questa roba qua. Adesso vedo cosa posare, cosa portare, massimo farò due viaggi. Il diamante potrei portarlo, anche le patate perché dobbiamo fare la coltivazione di patate, e anche la sabbia perché eravamo venuti appunto a prendere la sabbia. Intanto continuano a spawnare i silverfish. Ok, ho posato un po' di cose, mi sono preso le cose principali che ci serviranno, e adesso ritorno su da questa parte. Vediamo se riusciamo a beccare subito il fiume, se no inizio a salire e ci rivediamo in cima. Ok, non ero neanche salito di tanto, vedo già la terra, quindi forse siamo vicini. Eccola qua la sabbia, e perfetto, siamo già in cima. Qua farò un segno nell'acqua in modo da capire dov'è il punto dove dobbiamo scendere. Eccolo qua, ed è proprio vicino all'isola. Ecco perché da quando alzavamo la Eye Offender da lì e segnavo in quella direzione, mentre da lì segnava in questa. Ok, faccio qui una specie di pillar, lo riempio di torce intorno in modo che possiamo capire che è in questo punto qua il portale. E adesso ritorniamo a casa e andiamo subito un po' in alto e ci buttiamo giù e andiamo a casa. E rieccoci a casa, direi di andare subito a mettere a cuocere la sabbia che abbiamo preso, così possiamo fare il prossimo livello del vetro della nostra casa. Così abbiamo già la sabbia per cuocere, abbiamo già un 3 stack. Direi di mettere subito a cuocere questa e poi possiamo continuare a andare in giro di notte a trovare gli Enderman e ad ucciderli, in modo da poter avere altre Enderpearl e poter attivare infine il portale. Il nostro pollo di casa ci stava salvaguardando la casa, quindi perfetto, quello sarà il nostro animale domestico. Appena arriveremo avremo di nuovo la nostra name tag, dato che è sparita perché questa cell si era buggata, era qua dentro. Gli daremo un nome, così giusto per avere un pollo domestico. Quindi poso tutte le cose e ci rivediamo dopo. Ok ragazzi, eccomi, ho ripulito un po' l'inventario, ho ottenuto 6 patate qua e 6 le ho messe qua per scorte in caso di emergenza e se ci servissero, e queste 6 patate le vado subito a piantare in quella farm lì in una striscia, dato che di là sono le carote, questa striscia la faccio di patate, così abbiamo anche le patate in futuro da farmare. Ok, faccio tutta questa striscia qua con le patate. Già che siamo qua, direi di fare anche accoppiare le mucche che ci sono là, e così da poter ripopolare un po' la nostra farm di mucche. Lì c'è una mucca fuori dagli schemi. Ok, direi di attivare questo subito il pulsante per poterle copulare e bridare. Ok, vediamo un po', facciamo un giro intorno per prenderle tutte. Questa qua deve morire. Ok, perfetto, le abbiamo fatte direi riprodurre abbastanza, e tra un po' potremo togliere quel blocco per farla funzionare di nuovo normalmente la farm. Ok, direi che può bastare, abbiamo adesso 25 mucche, sì, 25 mucche, lo possiamo guardare da qua, entità, 25 mucche, e direi di farle accoppiare ancora un paio di volte per avere una popolazione giusta. Mentre di là i polli si erano buggati di nuovo,
c'era un bug in generazione, perché quando ci sono troppi polli qua probabilmente resetta quel chunk lì, quel blocco lì, e fa respawnare tutti. Qua ce n'erano 4 e infatti non è molto efficiente, anzi ne ha fatti 13, però non ci servirà più tanti polli cotti, dato che abbiamo tantissima carne cotta ormai di mucca e potremo usare quella nel frattempo. Qua intanto ripristinerò piano piano la farm senza esagerare ed evitare che si bughi di nuovo. Direi però che questo episodio può finire qui. Abbiamo esplorato la fortezza del dungeon del land in questo episodio, abbiamo recuperato la sabbia che ci serviva per fare il vetro, e quindi nel prossimo episodio posso continuare a fare gli altri livelli della casa. Li farò probabilmente off camera, dato che sono un po' noiosi le costruzioni. Lasciate un commento per dire cosa fare negli prossimi episodi o dare dei consigli riguardo alla serie, e cliccate mi piace se vi è piaciuto il video. Io come sempre sono Surif, ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!